Il vincitore di X Factor 2012 sei tu, Chiara! Chiara ritorna nei chiostri, sì. Che emozione! Sì, devo ammettere che sono molto divertita da questo fatto, che mi siete intervistando nei chiostri in cui sono stata per 5 anni. Bei ricordi. Cosa dirai ai tuoi colleghi, ai ragazzi, ai studenti? Dirò di studiare, di godersi l'università il più possibile perché è un bellissimo periodo e di godersi anche questi chiostri. Questi sta tanto bene. Throw me a lifeline, open the door, I pick up my heart that you left on the floor. Ciao a tutti! Com'è stata la vita universitaria? Devo dire che mi ha dato tanto, ma intanto mi ha dato gli amici che ancora adesso mi supportano e mi sopportano, quindi è stata fondamentale perché io sono fuori sede, quindi mi sono trasferita a un certo punto da sola a 19 anni, quindi non conoscevo nessuno. Tutti i miei amici, infatti, che ho ancora adesso, non sono della Cattolica. Sì. So anche che cosa pensavo ogni mattina in cui venivo in università, che dicevo, ok, vado all'università, è molto bello, serve studiare, bellissimo. E comunque mi serve anche adesso in questa fase di lavoro che sto affrontando. Però pensavo, cavolo, vorrei proprio fare la cantante. Ho anche pianto una volta qui pensando che volevo fare la cantante in quest'aula. Okay. Durante un esame dicevo io voglio fare la cantante al professore, gliel'ho detto. Quindi, cioè, siccome c'è tutto un percorso molto lungo, ecco, non posso vedere quelle immagini senza commuovermi. Vieni con me, vieni con me, io resterò.